È appena cominciata la finale per il gradino più alto del podio del fioretto maschile, prima prova di qualificazione nazionale assoluti. Alla vostra destra Tommaso Marini, alla vostra sinistra Guillaume Bianchi, due compagni di squadra della nazionale azzurra, campione d'Europa e del mondo, e due percorso che condurrà ai campionati italiani assoluti di Spezia 2023. Tra poco vediamo anche contro della sciabola. Intanto la finale con la seconda stoccata portata da Marini e la richiesta di video di Guillaume Bianchi, che porta l'arbitro Gaspare Armata a rivedere al video questa stoccata. Anche a Guillaume Bianchi come è stata valutata la stoccata del 2-0 per Tommaso Marini. Arriva l'attacco di Marini, Bianchi, polizia contro guardia di finanza in questa sfida tra due campioni della scherma azzurra. Il vantaggio per il vincitore dell'ultima edizione della Coppa del Mondo, il vice campione del mondo individuale, del mondo e d'Europa anche a livello individuale, d'Europa, alle spalle di Daniele. 4-1, vantaggio Marini, prima stoccata per Guillaume Bianchi, che vedete alla vostra sinistra. Il fiorettista delle Fiamme Oro sul terzo gradino del podio, saliranno nella premiazione a seguire Damiano Rosatelli dei Carabinieri e Tommaso Martiti, sempre del centro sportivo Carabinieri. Attacco di Marini a segno, richiesta di video di Guillaume Bianchi per reclamare una. Attacco di Marini a segno, avversario 7-1 per Marini. ...1.45 da tirare la prima delle tre frazioni di questa finale di fioretto maschile. Domani invece di scena il fioretto femminile e la sciabola maschile nella domenica che concluderà questa prima prova nazionale assoluti di fioretto e sciabola. Guillaume Bianchi, che ha subito due parziali di 4-0, il primo quello attribuito lo scorso lunedì al Salone Monumentale, la palestra monumentale del CONI. Attacca Bianchi, bersaglio non valido, prova 8-1 Marini, si riparte così. Attacca Marini che urla, ma è Bianchi a reclamare allo stesso modo. Suo attacco 8-2 allora. Va Marini sino in fondo, 9-2, chiede il video Bianchi. I tiratori si conoscono benissimo anche con l'arbitro che, come dicevo, è il numero uno al mondo nelle liste internazionali. Attacca Bianchi, a segno, 9-3 per Marini, 1:03 da tirare nella prima frazione. Anche su questa stoccata Marini stavolta a chiedere delucidazione all'arbitro, che gli conferma che l'attacco è corretto di Bianchi senza contatti di ferro. Va Bianchi da lontano e questa è la stoccata che Marini mette spesso. Contrattacco, gli vale il 10-3 a 50 secondi dalla fine della prima frazione, più 7 per Marini, che prova a partire su una esitazione di Bianchi, gli dà invece attacco l'arbitro, attacco a Guillaume Bianchi, si va al video di nuovo per decifrare. Questo ovviamente la bravura degli arbitri italiani che assicurano a queste competizioni altissima professionalità, conferma la sua ricostruzione armata e siamo 10-4. 33 secondi, a ritmi molto intensi, punteggio molto alto.
Marini sempre avanti, ma adesso Bianchi sta provando a tornare sotto. Ancora in contrattacco, Marini si sottrae al tentativo di affondo di Bianchi e mette dentro la stoccata, dell'11 a 5. Parata e risposta stavolta, 23 secondi. Prova a spingere il suo avversario a fondo pedana Bianchi, non va bene l'attacco e allora gli va bene così. Scorre il cronometro e si arriva al mondo ad Algeri. Ancora terzo quarto di finale tra Lucia Stefanello e Alessia Di Carlo. Nella parte bassa del tabellone Giulia Bacastova contro Martina Criscio. Finale di fioretto maschile, 11-5 il vantaggio per Tommaso Marini, che nella prima parte di questo assalto ha comandato fin dall'inizio. Bianchi nella parte conclusiva, nell'ultimo scorcio della prima frazione, si è riportato un po' sotto, ma ancora 6 stoccate da recuperare. 2:45. Attacca Bianchi dicendogli che l'azione era corretta, è mancata solo la precisione. 11-5. Attacca Bianchi, stavolta c'è anche la precisione. Attacco a segno, 11-6. Attacca Bianchi e si riporta a meno 4, 11-7. Scegliendo bene il tempo di questa ripartenza, parte subito adesso sul pronti a voi dell'arbitro e sorprende Tommaso Marini per riportarsi a meno 3, 11. Bianchi pian piano, passettino si è riportato sotto, adesso vede il suo avversario, 3 stoccate di distanza, 11-8. Vediamo se Marini riesce a reagire. Si difende Bianchi sul fondo della sua pedana e guadagna pian piano qualche metro. Si può ripartire, 2:09, 11-8 per Marini, e spinge il suo avversario al fondo pedana, porta l'attacco ma non tocca, a vuoto il primo attacco, dentro il contrattacco di Bianchi, 11-9. Sono 4 le stoccate consecutive messe da Bianchi dopo la pausa, 5 adesso con questa scelta di tempo perfetta a fondo pedana. Marini adesso ha subito anche un colpo alla mano, prova preparando per i quarti di finale, ma adesso scopriamo il vincitore del fioretto maschile. Si riparte da 11-10 per Tommaso Marini dopo un parziale di 5 stoccate consecutive per Ghion Bianchi, che va in fondo ad attaccare, parata e risposta, serie di si ferma Marini, il suo attacco viene scaricato, è pronto Bianchi a ripartire e a pareggiare i conti, 11 pari, tutto in volata al photo finish tra due grandissimi fiorettisti che evidentemente all'inizio poteva sembrare quella la piega. Marini prova a reagire adesso, ma il suo attacco esce dentro il contrattacco di Bianchi, che passa così dopo i 12-11 per Ghion Bianchi. Sette stoccate consecutive, 8 adesso, attacco di Bianchi a segno, 13-11. Vediamo se Tommaso Marini ha la forza adesso di reagire a questo parziale molto importante in favore del suo avversario. È solo l'attacco da destra a segno, eccola la reazione, ecco il match che ritorna in bilico sul punto a punto. Bersaglio 1:22, fanno sentire anche i due angoli, il maestro e fondo pedana.
momento delicatissimo dell'assalto. Attacco con ferro di Gionbianchi. 14-12 match point. Lunga rincorsa che lo porta adesso a una stoccata dal traguardo. Vediamo se Marini ha la forza di tenere ancora vivo questo assalto. Prova a guadagnare metri, ma è pronto da fondo pedana a partire in attacco Gionbianchi a trovare il punto numero 15. 15-12. Successo di Gionbianchi su Tompagni nazionale. Gradino più alto del podio per Gionbianchi con un altro figlio ed è nazionale assoluti. 5 alto anche con Valerio Aspromonte. Semifinale, poi in finale quando era